Sì, direi che siamo orgogliosi e veramente soddisfatti di quello che abbiamo realizzato grazie al supporto del Comune, con la collaborazione di Confagricoltura e con la mano magica di Mariella Prosio, che è una flower design di livello internazionale. Come sempre, Nemo profeta in patria, poco conosciuta, apprezzata qui, invece molto stimata in Costa Azzurra, ad esempio. E qui abbiamo, raccontiamo la storia dei fiori di Sanremo, perché ci sono nelle foto storiche che vedete i grandi ibridatori che all'inizio del secolo hanno inventato le varietà che poi sono state coltivate in tutto il mondo. Vi voglio raccontare anche che le varietà che vedete oggi esposte sono le nuove varietà, non sono neanche ancora in commercio queste. E quindi qui ci sono le nuove invenzioni dei fiori, delle aziende che hanno preso l'eredità dei grandi inventori e che oggi continuano ad essere protagonisti sul mercato, la Nirp International, la Biancheri, tutte quante Ibrea. Oggi abbiamo visto i fratelli Ibrea, che sono fra coloro che hanno inventato la floricoltura e che erano ancora oggi qui con noi. Quindi diciamo una grande soddisfazione. Parti diverse, l'entrata di Santa Tecla in Fiorato, che è uno spettacolo, il primo impatto, dentro queste 500 ampolle di vetro con dentro fiori che raccontano in maniera fantastica che cosa sono i garofani, le rose, le anemoni e tutti i fiori che sono protagonisti qui oggi. E poi abbiamo una parte informativa descrittiva delle 8 aziende più importanti del settore che ancora fanno ricerca e fanno ibridazione dei fiori, che sono le aziende che noi abbiamo voluto rappresentare e che diciamo sono un pochettino il vanto di Sanremo. Sono la Nirp International, la Moraglia, Brea, Ibrida, Biancheri, Santa Maria, Aprosio, Gagliardi. Quindi diciamo che c'è veramente il top della floricoltura sanremese. L'abbiamo soprannominato non a caso i grandi inventori dei fiori, la scuola di Sanremo, perché è di qui che è partito il fiore. E voglio ringraziare sicuramente Mariella, i miei collaboratori di Sanremo On, perché sono stati fantastici, e anche qualche sponsor, che come sempre le iniziative private e pubbliche insieme, se coordinate bene, hanno successo. E quindi Carige ci ha dato una mano, l'Anna Sereto con la sua azienda di piante grasse ci ha dato una mano, Zoccarato ci ha dato una mano, tutto quanto fa, perché noi ci mettiamo grande passione e volontariato soltanto per la città di Sanremo.